È un tutti contro tutti in consiglio comunale sulla questione condoni. In piazza le famiglie proprietarie degli immobili che attaccano il sindaco. Nel palazzo di Via Verdi alcuni consiglieri dell'ottava municipalità attaccano il presidente della commissione urbanistica Claudio Cecere. In aula i consiglieri di opposizione e qualcuno anche della maggioranza si schiera contro la decisione di Palazzo San Giacomo. Insomma, una bagarre vergognosa e avvilente, condita da spintoni, urla e addirittura per sedare gli animi è stato necessario l'intervento degli agenti della municipale e della Digos. Cecere ha provato a spiegare ai manifestanti che in realtà una proposta relativa a questa vicenda e che mira alla soluzione del problema è stata accolta dall'assessore all'urbanistica Carmine Episcopo nel corso della commissione di martedì scorso. Praticamente gli immobili oggetto di domanda di condono sono all'incirca 30.000. Quelle oggetto di acquisizione al patrimonio del comune sono 6.200. Di questi 6.200 noi dobbiamo distinguere coloro che hanno la domanda di condono in atto, coloro che hanno la licenza in sanatoria, coloro quindi che sono gli affittuari e poi quelli che non hanno mai presentato nulla. Per i primi tre casi noi siamo riusciti a dare delle soluzioni. Per coloro che hanno la licenza in sanatoria dovranno effettuare con un'autocertificazione la cancellazione del bene al patrimonio comunale. Questa critica strumentale adottata dall'opposizione è completamente inutile, ha messo in allarme insomma, i cittadini. Ma in strada la gente non la pensa allo stesso modo. Non si tocca la casa, dopo tanti sacrifici la casa non si tocca perché non ce l'hanno dato loro, ce l'abbiamo fatto noi con tanti sacrifici. Abbiamo pagato tutto, gli oneri di urbanizzazione, aspettiamo solo che ci arrivi questo condono e né tantomeno ci invitano all'ufficio preposto per dire le cose vostre come stanno. Poi sono stati fatti grossi sacrifici, non ve ne dico, diciamo per le tasse, cose. Quindi sta casa è stato un errore. Animi tesi, come detto, anche in aula, dove alcuni consiglieri hanno alzato i toni sull'invio delle cartelle a casa dei cittadini. Questo è un atto puramente vessatorio che De Magistris ha riproposto per la seconda volta nei confronti dei cittadini che hanno acquistato case realizzate da altre persone abusivamente. Ma voglio ricordare che queste case sono per la maggior parte tutte condonate. Veramente la lettera inviata dal Comune di Napoli era un atto dovuto per fare in modo tale che noi non fossimo perseguibili da parte della Corte dei Conti. In ogni caso questo consiglio e sicuramente le prossime riunioni, i prossimi consigli faranno luce sulla vicenda. Quello che posso dire a tutti i cittadini che mi stanno ascoltando è sicuramente di mantenere la calma. Sto parlando di case che hanno fatto richiesta di condono, quindi comunque c'è stato un abuso. Non voglio entrare nel merito perché noi penso che come Verdi dobbiamo far reprimere questo diffuso reato dell'abusivismo edilizio.